Ok, Buongiorno di nuovo, ragazzi. Nuova puntata. Benvenuto Sammy. Come va? Buongiorno, bene, bene. voi come state? Tutto bene? Tutto a posto, sempre Sarete stanchi di vederlo. <ride> va bene, allora, oggi una puntata dedicata alle, ai servizi veloci e ci illustrerai tu. Sarà uno dei vari tutorial che andremo a fare in questa fase, diciamo, da casa Home edition come, come abbiamo detto, giusto, Sammy? Yes, of course. Ecco. Sì, sì, assolutamente sì. Eh, a tal proposito, ho messo, ho messo, ho chiesto a Sammy, insieme all'azienda, di Previa, che permette questa diretta, intanto ringraziamo sempre Claudio Gallina che sta organizzando tutte queste cose, Maurizio Surace del marketing di Previa eh, abbiamo messo Semi a lavorare ieri per fare questo tutorial con una testina e altre cose, quindi innanzitutto ragazzi la luce non è perfetta, lo sappiamo i microfoni non sono perfetti, lo sappiamo ci stiamo adattando in tutto il modo, poi faremo dei mega tutorial con le luci e effetti stratosferici degni di Spielberg <ride> quindi per adesso sì. Ci, stiamo, <ride> ah. ci stiamo, diciamo, arrangiando come eh, si fa. Intanto, come adesso siamo un po', eh, siamo, siamo, siamo un po'. City Park, no? esatto, intanto vedo che si stanno collegando tutti. Ragazzi, scrivete sempre da dove vi collegate, che è molto simpatica questa cosa di vedere le città eh, in modo tale che possiamo salutarle tutte una dopo l'altra. Allora, Sammy, oggi che si dice <ride> cosa facciamo, allora. Oggi abbiamo pensato con l'azienda di, eh, oltre alla teoria, di dare qualche trucchetto per quanto concerne la riapertura, perché sappiamo benissimo, stiamo seguendo parrucchierando ormai con molto ardore. Io in special modo sto cercando di prendere spunti da colleghi, e da eh, tutte le informazioni che dai anche sul ricominciare, riaprire il negozio, cosa ci troveremo davanti e ti dirò che. Alla fine i messaggi che stai dando mi stanno creando positività, nel senso eh, una volta che eh, riusciamo a eh, percepire che comunque l'inizio sarà un inizio positivo, che comunque se adesso che non abbiamo nulla da fare a casa in questo momento, ci organizziamo per programmare ciò che sarà l'apertura, la riapertura, eh, vedo solo il positivo ecco mentre prima quando eravamo caduti in questa cosa ero un po' titubante sulla cosa adesso sarà una bella giornata sarà il sole che ci accompagna però mi sento di dire sarà un gran rientro e adesso dobbiamo mettere le mani avanti non apriamo il negozio e poi quel che ci troviamo davanti lo affrontiamo che cosa peggiore da fare ci sono stati molti incontri che hai presentato e hanno detto più o meno Seguivano tutti lo stesso filone. Quindi ragazzi, non aspettiamo l'ultimo momento, e adesso è il momento adatto per cambiare. Per dare qualcosa di nuovo alla nostra clientela e per volendo cambiare il livello di presentazione che avremo. Sì, ecco, eh, Detto questo, peta, mi hai lanciato un assist, no? quindi eh, abbiamo messo, una, non dico un sondaggio, ma no? una richiesta sulla nostra pagina, parrucchierando sulla eh, richiesta di mettere in insieme un protocollo di apertura. Allora, non stiamo dicendo che dobbiamo definire una strategia stiamo dicendo che c'è bisogno di definirla ed è un'altra cosa quindi il, sonda il sondaggio è mettete tutta una serie di proposte che magari eh, andremo a fare abbiamo messo per dire la mascherina ma non fossilizzatevi sul discorso igiene e basta potrebbe essere anche delle cose riguardanti come fare gli appuntamenti come mettere un orario diverso di lavoro come posizionare il salone in una certa maniera poi, probabilmente, anzi, sicuramente, ci daranno una direttiva chiara, a quel punto lì adatteremo tutte le idee che abbiamo fatto su quelle direttive, ma vedrete che le idee saranno molto vicine alla direttiva. Mettete semplicemente dei commenti, non a ah, come facciamo a fare questo, come facciamo a fare questo. Mettiamo delle cose tipo io farei così, in modo tale che possiamo condividerle tutte. Noi ne, ne prenderemo 10, 12, così e facciamo una diretta, così, le discutiamo tutte per essere propositivi. Non stiamo definendo la strategia, diciamo solo che c'è bisogno di definirla. Chiuso l'argomento, come dici tu, Sammy, stiamo sul pezzo in modo tale che quando arriviamo che dicono, ok, facciamo questo, a cavolo non ci avevo pensato a qui e lì e là. È un'altra cosa quello. Assolutamente. Sì. Chiusa. E soprattutto quello che stai facendo <ride> ci odiano. Eh. A livello aziendale, quando si incontrano, si chiama brainstorming, no? Sì, Ognuno bravo. butta giù un'idea e dalle idee comuni quindi ogni collega può andare a vedere anche semplicemente i commenti degli altri colleghi e prendere spunto i brainstorming come si fa tanta gente butta giù tante idee si scartano magari quelle che già facciamo o quelle che non ci piacciono quelle che secondo noi non va bene si tengono solo ed esclusivamente quelle eh, più forti e si mettono in atto e quindi questo qui è veramente un corso di brainstorming gratuitamente Bravo. perché lo facciamo tutti noi perché ognuno di noi ha una testa completamente diversa, quindi ragione in modo diverso. Sì, anche perché ci saranno dei saloni che saranno grandi, dei saloni che saranno piccoli, chi lavorerà da solo, chi avrà quattro dipendenti, chi ne ha uno, quindi tutti, <ride> mettiamo tutti insieme le cose per cercare di dare un contributo a tutti. Lo spirito è questo. Nel frattempo, anche se semi oggi andrà e vendrà perché lui ha una DSL un po' a pedali a casa sua, a seconda di come va. No, se <ride> cioè, mia moglie è tutta Esatto, però con la Non vi preoccupate perché anche se non vedrete benissimo, abbiamo fatto il video che è scolpito anche in casa di Sammy e quindi useremo quello nel caso, non si vedrà bene. Quindi abbiamo cercato di dare il massimo in queste due serate perché ti ho fatto lavorare anche di notte, Sammy. That, chiusa la parentesi anche di notte. <ride> chiusa la parentesi. OK, hai 200 persone. Vedo che si sono collegate. Stanno salendo ancora. Intanto, salutiamo tutti da Milano. Buongiorno, vedo ragazzi, dalla Puglia, qui. dalla provincia di Como, da Pordenone. Ciao ragazzi, Firenze, Trento. Eh, Pescara, insomma, state scrivendo da tutti e grazie di essere qua oggi. Ok, la platea è tutta tua, Sammy, vediamo come si okay. va. Allora, quello che abbiamo pensato di fare con Previa era di eh, non dare solo ed esclusivamente delle nozioni a livello teorico, che la teoria è la base del nostro, del nostro lavoro, ma di dare anche qualche eh, trick, qualche trucchetto per il ricominciare. Nel senso, noi sappiamo benissimo che quando eh, ricominceremo avremo un afflusso in negozio eh, selvaggio e quindi dovremo riuscire a eh, gestirlo al meglio, nel senso proprio gestire gli orari, le tempistiche e quant'altro. Questo fa sì che ci mette un po' in difficoltà oppure, perché? Un po' in difficoltà perché? Perché magari ci sono tante clienti che vogliono arrivare quel giorno lì. Noi magari non ci siamo organizzati anticipatamente, ci ritroviamo un po' con degli orari un po' sballati. Ecco, per quello che dicevo, organizziamoci prima. E due, dobbiamo eh, soprattutto nelle dirette che farà continuamente eh, Romano, che sta facendo continuamente, che secondo me sono cose molto positive perché io sto prendendo molto da, dai colleghi, mi piace molto guardare, e intercettare quello che potrebbe essere anche semplicemente dei servizi veloci da. Inserire in negozio, nel senso, io avrò un passaggio minore di clientela perché potrebbe essere, parliamo sempre sul potrebbe essere perché non dovrei essere frainteso, non abbiamo ancora, come diceva Romano, una normativa precisa e quindi non sappiamo se dovremmo lavorare meno, magari ci dicono semplicemente di usare una mascherina perché tanto le mani ce le laviamo continuamente o perché magari abbiamo il nostro igienizzante sul balcone e sul bancone e possono utilizzarlo tutti e tutto si fa più semplice. Però. E a me hanno insegnato quando ero piccolino, e poi l'ho ritrovato mia mo da mia moglie. Era pensa male che pensi bene, no? Quindi è meglio mettere le mani avanti, cercare di pensare ai problemi che potrò avere e cercare di risolverli. Poi, se non ci sono i problemi, io sarò ancora più forte e andrò avanti. Quindi, detto questo, con comprimi abbiamo pensato proprio di, di dare un qualcosa. Questo qualcosa è. Una tecnica attualmente, anche solo utilizzando nove stagnole, per andare a dare un effetto di impatto molto forte a una cliente che, magari, viene in negozio per il colore a cui piacerebbe inserire anche un lavoro di schiaritura, ma che mi porterebbe via molto più tempo e quindi. Tra virgolette, ruberebbe il posto a un'altra cliente che magari sono comunque i nostri clienti da anni ed è giusto cercare di organizzare al meglio gli orari per, dar, per far fronte a tutti gli appuntamenti e per comunque dare la possibilità a tutta la nostra clientela di eh, ritornare in negozio il prima possibile. <ride> quindi, una tecnica in nove stagnole che mi darà un effetto di balayage Quindi andremo a illuminare la parte avanti in profondità all'interno con nove stagnole in maniera molto veloce. quindi io ho una mia cliente che è arrivata a fare il colore. Io so che comunque tra una cliente e l'altra mi sono portato via X tempo perché l'organizzazione magari mi sono organizzata in questo modo. Con Nove Stagnole e con il colore in posa possiamo andare a creare una situazione molto bella, secondo me, che eh, valorizzerà molto la, la cliente, ma soprattutto un effetto molto raffinato a mio vedere dopo i gusti sono gusti ovviamente quindi per ottenere questo tipo di eh, risultati di cosa abbiamo bisogno un pettine a coda un light designer e sei clip una è caduta adesso la raccolgo ok poi avremo bisogno di. Ecco, ti, ti fermo un attimo, me Hai detto l'iDesigner e Clip, eh, giusto per dire dove lo potete trovare. Andate sulla, sulla pagina di Zero Righe on the Road. Ci sono tutte le indicazioni. Sono degli strumenti eh, che aiutano la tecnica. Che adesso poi mi spiegherà. Per... Vai. Oltretutto, eh, dopo questa diretta, sarà mio eh, dovere. Postare il tutorial completo. Quindi, io adesso farò vedere la tecnica in maniera veloce come potremo eh, sfruttarla in negozio, più o meno con le tempistiche, perché è il tempo di spiegare anche alcune cose. La tempistica non sarà reale, e eh, sarà mio dovere. Proprio postarlo. Quindi, finito la diretta, ci sarà proprio la, su The on the Road il tutorial completo. Andremo a lavorare con Previa Bleach che. È una decolorazione di, ehm, di previa, appunto, che serve a schiarire i capelli fino a 7 toni. Vi spiego perché sono innamorato di questo prodotto. Perché è una 7 toni, oltre a proteggere il capello, a ricondizionarlo durante il trattamento chimico, ma è un prodotto che riesce a darmi delle prestazioni in maniera molto veloce... Senza andarmi a danneggiare il capello, ho lavorato con dei sette toni, ho lavorato con dei nove toni e mi sono ritrovato a volte che i nove toni sono molto più lenti ad arrivare all'obiettivo e non mi danno a volte il risultato che voglio. Il sette toni, ovviamente, sapendo che dovrò andare a schiarire un top di tonalità, quando devo andare a lavorare in maniera veloce e oltretutto in protezione, abbiamo già un, po un box completo dove. Ho oh, l'effetto ricondizionante, che non vuol dire un trattamento idratante, ma ricondizione, mantiene la fibra capillare protetta e idratata durante tutto il percorso chimico, è un prodotto senza ammoniaca. Ma il bello è che riesco a, a, a raggiungere la prestazione in maniera piuttosto veloce. Hm? Poi avremo bisogno di tre mollette, che adesso mi aggancio al... Al mio camice, ok. Ovvio, avremo bisogno della modella, ok. Ah, eccola qui, la mia modella ecco ecco scusa okay. se nel caso e si veda male comunque adesso più lunga dopo... ti, eh, ti passerò nella modalità perché vedo che sei un po' pixelato no? passo nella modalità che avevamo previsto Andiamo. che avevamo previsto così tu sei da una parte e abbiamo il video dall'altra abbiamo anche, la modella, tuff, e abbiamo anche la modella e adesso vado, okay. vado di qua ok e intanto poi dopo il, il video lo blocco quando, quando serve Ok, vedi che okay. così è tutto più, più preciso. Non è la stessa modella, però, però così andiamo a vedere cosa non è, è la stessa modella, perché, sennò no, eh, dovremmo aspettare mezz'ora e 40 minuti che si chiarisca. Invece, eh. la modella l'ho già preparata, ve la presento dopo. Adesso vi presento la tecnica. Quindi della modella, ovvio, il nostro attivatore, in questo caso sto usando l'attivatore di Earth Color, in questo caso 40 volumi perché l'unico che ho al momento in, in, a casa ok <ride> poi invece per quanto concerne la tonalizzazione che abbiamo fatto abbiamo lavorato con il toning solution che ormai eh, abbiamo già eh, spiegato diverse volte nelle ultime dirette un prodotto indispensabile nei negozi se vogliamo ottenere degli ottimi risultati in tonalizzazione senza rischi di andare a alterare la base naturale ecco faccio un'interruzione perché stanno, stanno già cominciando a scrivere dove sono gli accessori gli accessori li trovate su zero righe comunque potete contattare anche previa che vi reindirizzerà comunque perfetto, zero perfetto infatti okay. lo stavo dicendo eh, io sono un viziato non so se voi lo fate ma noi quando lavoriamo anche in negozio e um, facciamo le prove sulle nostre testine studio la testina studio va rispettata come se fosse una cliente. Io dopo vedrete anche la qualità del capello. Ho avuto un, uh, un commento su Instagram dicendo riesco a far belle anche le testine. Eh? E Non è che riesco a fare belle testine, è che se la testina viene trattata bene, anche questo capello che non è la fine del mondo risulta bello. E ho lavorato con la linea, voi non ci crederete, ma è vero. La linea Reconstruct di eh, Previa, che è una linea filler, un riempitivo a base di tartufo d'alba che dà da proprio questa sensazione di capello pieno e leggero. Ok, detto questo, cominciamo a lavorare. Ecco, Semmi, la, che la testina che, con... sta, che hai usato: capelli naturali, totalmente, parzialmente sintetici? Il eh, solito. <ride> vanno attorno ai 70-80% adesso io non mi ricordo questa testina eh, che qualità aveva ma penso erano attorno ai 70% ah, perché sì, sì. è una testina che aveva in garage e non avevo la confezione quindi era lì in garage sono quelle che prendevo anche per le conciature perché aveva il capello lungo facevo le due cose e questa volta abbiamo deciso di schiarirla okay. per creare questa tecnica comunque 70%, che buono. 70 sì, no, anche perché quando, 70%, spesso di, a volte dichiarano 100% e poi non sono 100% <ride> difficile eh, eh, di dipende sempre dall'azienda dall'azienda che eh, decidi di utilizzare ecco allora detto questo Andiamo a creare la separazione con il a coda, mi sposto il mio carrello che non è proprio un carrello ma è uno sgabello. Intanto okay. io vado avanti anche con il video in contemporanea così. Sì, uh -huh. noi ci spostiamo a 4 cm all'interno della testa e andiamo a creare una diagonale che va proprio sulla eh, punta dell'orecchio leggermente dietro, quindi appena dietro l'orecchio. Non deve essere dietro, deve essere... Proprio sulla punta, ma nella parte più esterna. Fatto questo, andiamo a bloccare. Ok, facciamo la stessa cosa anche al lato opposto. Ah, guarda, sei, sei, quasi, sei quasi sincronizzato con il video. Intanto butta l'occhio, si riesce a vederlo Grazie. così. <ride> Ragazzi, mi confermate okay, che andiamo. è meglio, okay. ok, quindi andiamo a bloccare le nostre ciocche dietro, perfetto, fatto questo, Andremo a, a dividere queste due separazioni e le facciamo diventare tre. Quindi andremo a lavorare da metà del sopracciglio, ok? Tac. Scusate le spalle. È giusto perché noi in genere non lavoriamo in questo modo, noi parrucchieri. Opla. Voilà. Vediamo se ho separato bene, se l'ho preso tutto quello che dovevo. Perfetto. Quindi e andiamo a bloccarci questa parte qui, Ok? Quindi abbiamo creato una, due e tre separazioni. Fatto questo, andiamo a crearci la prima divisione. Allora, in questo momento io sto lavorando con un prodotto naturale, completamente naturale, che è la farina zero. Ok, non vi dirò la marca <ride> perché non, non ho preparato la decolorazione perché la testa è pronta dall'altra parte, ma quello che ci interessa è lavorare. Vedere la tecnica, quindi anche per la densità e la textura del prodotto. Poi, quando andrete a vedere il video, spiegherò anche questo: cioè, proprio la differenza tra una decolorazione e l'altra. Ed è una cosa che ha accennato Franco la volta scorsa. È proprio e lui mi confermerà la cosa. Deve essere una, una crema che sia facile da distribuire, da far entrare nella ciocca. Perché laddove andiamo a lavorare con una eh, decolorazione che non mi eh, si scioglie perfettamente, mi lascia dei grumi molto piccoli all'interno, anche se per noi sembra nulla. Per il capello, sono tipo delle, delle bombette, ok? Sono degli stress che vanno a disidratare il capello, ce lo vanno a eh, recidere. Che poi, col tempo, se la giusta idratazione non viene seguita, il capello ne risente anche in maniera brusca. Quindi, per poter avere un risultato buono, per lavorare spesso su quel capello. Dobbiamo mantenere la qualità, come dicevi tu la volta scorsa, noi parrucchieri parliamo sempre di tela sulla quale lavoriamo, effettivamente è reale, se noi la nostra, il nostro foglio bianco è eh, perfetto ci possiamo disegnare tutte le volte che vogliamo. Ok, intanto Quindi, uh, questo, uh, lancio un monito all'azienda con Elena Scottà <ride> che dice peccato che in Friuli mancano i distributori che non ci sono più e piange. Quindi ragazzi di Previa, attivatevi per il Friuli. <ride> Mi voglio collegare alla Come si chiama questa collega? Elena. Elena Mi voglio ricollegare ad Elena. Effettivamente, Elena, hai detto una cosa giusta? Perché da quando sto lavorando con questa azienda sarò ruffiano, quello che volete, però sono sincero, eh, la differenza lo fai. Cioè, ti rendi conto quando lavoravi anni fa con dei prodotti praticamente chimici a dei prodotti biotecnologici e dei prodotti green, cioè la differenza l'hai fatto se cominci a capire eh, il tutto il peso, il peso del capello quanto il capello rimane pulito come cu reagisce cute capello quando vai ad applicare qualsiasi tipo di trattamento quindi veramente hai detto bene peccato che non ci siano, speriamo che Claudio riesca a fare qualcosa si attiva, <ride> cercasi distributori <ride> allora... per il frio <ride> <ride> cercasi distributore disperatamente <ride> fatto questo Andiamo a selezionare la parte del contorno, che con il Light Designer si può fare in due modi. Il primo, se l'attaccatura mi permette di andare a lavorare bene, cioè non ci sono quei capelli più corti che possono dare fastidio, posso semplicemente con un angolo del Light Designer andarmi a togliere semplicemente quei filamenti che mi interessano. Vedete, io qui in quanti secondi ci ho messo, non lo so. Eh, fatto vedere, 5, guarda, lo sto facendo vedere proprio nel video sulla parte Perfetto, destra che si vede grande. molto bene, che si vede proprio la, come hai preso le ciocche, la differenza. Grande. Che è. Io in questo caso, perfetto, quindi non, non andrò neanche tanto per le lunghe. Dai, cerchiamo di ridurre perché dopo ci sarà comunque il video. In questo caso, io ho selezionato una ciocca molto sottile che è un baby light, ma fatto in maniera molto veloce, senza dover separare, senza dover cotonare, senza dover eh, fare un tricottage, ma avendo il mio spessore, ok. Fatto questo, andremo a, ad applicare la nostra cartina. Una cosa che non vi ho detto, la spatola se la usate, eh? io lavoro solo con le spatole, quindi andremo a lavorare la ciocca, praticamente radice, lunghezza e punte, ok? Avendo comunque sempre attenzione, ma questa è una cosa che penso si faccia, cioè io arrivo sempre a pennello pieno eh, a un centimetro e mezzo dalla radice e poi sfumo, ok? che a me piace che la partenza sia morbida, anche per evitare quello che può essere un effetto ricrescita. Fatta la prima ciocca, andrò adesso... Ok, non guardiamo la, la stagnola, ma visto che la farina è un po' più morbida, faccio un po' più fatica a eh, farla stare su, ok? Detto questo, andrò a selezionarmi una ciocca di un centimetro, e andrò ad applicare la mia prima clip. Adesso lo blocco col piede. Ok, faccio questo. Allora, perché abbiamo utilizzato questa tecnica? Mi ricollego al fatto di prima. Non tanto, adesso vi faccio vedere come funziona. Non tanto perché eh, vogliamo sponsorizzare la tecnica, ma perché, come si diceva nelle, nelle presentazioni che hai fatto, Romano, e la cliente quando tornerà, visto che ha vissuto un momento di eh, situazione non piacevolissima, sarà molto ma molto più attenta a tutto ciò che la circonda, dagli odori, da, da anche l'atmosfera diversa, Può essere che avete spostato semplicemente un tavolo in negozio, che dicono che avete cambiato l'arredamento, perché un po' non se lo ricordano, un po' finalmente sono uscite di casa, un po' faranno molta più attenzione a quello che è la pulizia, che magari vi sentirete anche dire, ah ma stai sterilizzando le spazzole adesso? No, guarda signora, sono vent'anni che faccio questo mm. lavoro e sono almeno 17 che sterilizzo. Quindi quelle, tutte quelle piccole attenzioni che prima magari erano scontate, adesso le noteranno molto di più. Quindi anche semplicemente andare a lavorare con un attrezzo diverso e in questo caso un light designer o una clip, ok? Attirerà subito l'attenzione della cliente e da lì inizierà un argomento. Ma che cos'è questa roba? Quindi l'argomento cosa farà? che magari la cliente che c'è di fianco o quella che sta dietro sentirà la stessa cosa e diventa subito un veicolo per poter vendere un servizio alla cliente presente in negozio che c'è di là. Ecco, fatto questo, eh, mi arriverò... Sammy, ti interrompo un secondo, no? perché c'è qualcuno che dice, ah io l'ho usati bellissimi, mi ricordo degli attrezzi, aggiungo simili, di Vella, visto che si infila dentro in una puntata previa. Eh, erano tuoi o erano... Okay. Allora, gli articoli visti simili da Vella ero io più giovane, senza barba, perché noi siamo gli unici detentori del brevetto, ok, a livello internazionale. di eh, queste attrezzature, quindi, sono attrezzature che noi prima eh, creiamo. Poi eh, brevettiamo e poi eh, mettiamo in commercio. Okay. Quindi in automatico okay. il brand che trovavate sopra? Assolutamente sì, eravamo noi. Cosa che adesso stai diciamo, portando avanti il discorso con Previa in tutti i loro corsi. E, con Previa eh, esatto, sì, con tutte sì. le e ci saranno delle novità. Molto okay. Chiuso il piccolo, perché non siamo qua a fare diciamo, la televendita, Perfetto, ma a insegnare bravissimo. perché eh, va bene. Però Clip, è importante la avere l'attrezzo praticamente... giusto. Scusami, vai, vai. Assolutamente sì. Questo serve proprio per vendere. Questo siamo sicuri che è un veicolo, ok? Quindi arriviamo con la clip a metà della ciocca, una volta fatto la chiudiamo e la sfumiamo. Allora, quello che mi crea la clip è perché mi rende il lavoro più veloce? Perché io una volta che ho sfumato in due modi mi rende il lavoro più veloce. Uno perché mi tiene ferma la ciocca senza muoversi di un millimetro, ok? Che vuol dire che se io sono qui e devo massaggiare molto bene la mia ciocca, la, non c'è il rischio che la, magari la, la cottonatura fatta con un pettine cominci a scivolare giù, quindi devo metterci la molletta e la molletta non tiene e quindi viene via. Quindi mi tiene il ferrone. Due, perché quando andrò a sciacquare e a togliere la clip, la cotonatura, io la chiamo simil cotonatura perché una su, mi sfuma la ciocca, non sarà quella classica da dover stare lì tre quarti d'ora a eh, pettinare la ciocca, ma perché... Se si muovono i capelli con l'acqua, già metà dell'effetto viene meno e quindi sarà molto più facile andarli a togliere. Detto questo, voilà. Okay, intanto continuano a chiedere: Andiamo adesso a si sono fissati dove sono, dove sono, ragazzi. Pagina Zero Righe ci sono varie indicazioni sull'attrezzo. Uh, sì, poi ci sarà, okay. sarà tutto. E, e, e nei prossimi corsi di Previa presenteranno tutto, tutto di più. Assolutamente sì assolutamente quello è da tenere d'occhio perché Previa sta eh, veramente creando dei percorsi molto importanti per stare il più vicino possibile come lo vedete qui eh, l'azienda oltre a eh, parlare di teorie proporre prodotto, cioè parlare di ciò che può essere colorimetria e quant'altro dà proprio una mano a quello che può essere arriva in negozio e aiuto il parrucchiere a fare un cassetto magari in dieci minuti perché adesso noi stiamo parlando ma in dieci minuti questo lavoro lo facciamo poi, una volta fatto questo la seconda clip andremo a portare a tre quarti della ciocca perché ho bisogno, guardate che mi sfumi molto di più, ok? quindi ho bisogno di un effetto che parte molto velato davanti che diventi importante all'interno e che mi diventi molto più delicato verso la fine, quindi Vom e sparisci, ok? Ecco, Paolo Rizzo, Paolo Rito, scusami Paolo, dice cotonatissimo quindi. E, è come se tornassimo con il pettine a coda? Eh, no, perché come dicevo a poc'anzi, non mi dà l'effetto di cotonatura, ma al limite dopo, se vogliamo, possiamo proprio fare un'inquadratura da vicino e mi crea semplicemente andando in su delle asole che fanno questo, se si riesce a... eh, No, no, guarda il video, a... no, vado col video è meglio. Semi col video che ho qua sulla destra, okay, vado un po' più indietro, penso, penso che sia qua all'attaccatura, lo faccio ripartire da qua. Qui era con il live design, okay. No? Okay. Sì. aspettate, eh, no. io tanto vado avanti, sì, okay. sì, non è così eh. ecco, forse ci siamo qua. Ecco, Sam, guarda questa inquadratura, se la puoi commentare per loro. No, qui ancora stai mettendo... Ok, no, però se tu riesci a ingrandirla... Che è, è, no, è, grandito, è al massimo. Ecco okay. qua, ecco qua, ecco qua. Se vedete quella cotonatura che viene fuori, ok, è una cotonatura che esce, ok? Non è la classica cotonatura che tende a chiudersi, che è quella che poi mi dà il problema del doverlo pettinare dopo, rimanendo aperta in quel modo lì, mi crea proprio delle asole, ok? Non mi crea eh, quella cartocciamento, quindi quando poi viene sfumata la ciocca, basta tirarla, queste asole si aprono, quindi non abbiamo più quel, la tempistica da impazzire al lavello perché si è bagnata la cotonatura e quant'altro. C'è ecco, sì, proprio, so se sì, no, proprio in questo momento, proprio, si sta vedendo bene. E Chiara dice come fai le divisioni. Che l'hai già detto prima. Come fai le divisioni? Le faccio in verticale. Okay. ok, io intanto ah, andiamo a selezionarla. ti assisto sì. soltanto vocalmente perché se esco dall'inquadratura mi perde la timing e quindi dopo faccio fatica a ritornare nel punto precedente, quindi così, okay. così non vedete la mia brutta faccia. Tu fammi pure le domande che mi devi fare, perché certo. io... Sono pronto a rispondere. Intanto vabbè, allora, salutiamo intanto sì. tutti gli altri. Che, perché adesso sono più di 300 eh, che ne è lì attaccati al monitor. Semi, che salutiamo da Mar Bello. da Marsala. Da, Buongiorno a tutti. Qui, Dal Friuli. Mi sopportate eh. Sicilia, <ride> Ci, si fanno gli, gli auguri di buon compleanno tra di loro. Intanto, eh, da Torino, sì, da Cesena, sì, leggo, da insomma, da, da Bologna di dove, dove hai tu punto, il salone, da Torino. Eh, insomma, da, da, da tutta Italia eh, c'è Claudio, il buon Claudio Gallina che ci guarda e dà il buongiorno, Claudio a tutti. Gallina, conosci? Claudio Gallina <ride> Claudio Gallina, ah, Claudio Gallina. Buongiorno. Il, il mega boss <ride> il proprietario dell'azienda, eh? hai visto? <ride> ok, fatto questo. Andiamo a mettere la nostra. Opla. Pensavo di averla presa al volo. Andiamo a mettere la nostra. Benedetta ah, Clips eh, Chiedono okay. che se non si. Guarda, mi eh, Sammy, scusami, si... dicono se non si fa regola d'arte non, non si crea un rischio di fare delle grosse bande, Antonello. No, allora, il bello di eh, questo tipo di sistema è che vedete anche solo in questo momento. Io non l'ho fatto ad opera d'arte perché ero girato un po' storto. e eh, non sono riuscito, stavo ascoltando te, quindi non ho. Mi è scivolata la ciocca. Io non devo andarla a togliere. Vedete cosa succede se io prendo semplicemente le ciocchine e le tiro? Praticamente dalla similcotonatura mi si slaccia e mi vado ad intensificare la ciocca. Ok? Vedete? Anche solo pettinandola, io faccio questa e me la vado ad addensare. La clip, a differenza di mano libera o quant'altro. Se io ho la mano pesante con il pennello, adesso vi faccio vedere, è una le, su, queste sono prove che faccio fare nelle mie aule di, aule, di solito, cioè far eh, riempire una ciocca in maniera piena, ok? E riempire la ciocca sfumando, ovviamente sfumando viene un lavoro fatto meglio, perché laddove sfumiamo... È la nostra firma che viene rilasciata sul capello, quindi mi viene creato un effetto molto più naturale e molto più delicato. Difatti, poi vedrete la pupa che ho eh, finito di eh, schiarire ieri. Che tipo di effetto naturale? Io tirando i capelli. Poi nel video tutorial che vi metteremo a disposizione ci sarà proprio un momento dove io tiro la ciocca e dall'attaccatura sparisce tutta la colorazione quando io la rilascio. Tutto si illumina e sembra un effetto molto forte, quindi è più un effetto che riesce a creare veramente un effetto tridimensionale. Lo so che l'effetto tridimensionale lo abbiamo sentito 10.000 volte, però questo tipo di selezione mi permette di lavorare in profondità, in maniera fra virgolette irregolare, e quindi mi dà proprio la possibilità di eh, creare. Io faccio sempre l'esempio di. Pepe sale, ok? Qui tre quarti. Eh, pepe sale vuol dire che se io prendo del pepe e ci inserisco il sale e comincio a miscelare, dopo un po' che inserisco il sale e miscelo, non riconosco né più la tonalità del pepe né più la tonalità del sale. Andrò a creare una tonalità completamente nuova, ok? Sono questi micro... Eh, eh, come si può chiamare il pepe e il sale? Questi micro. Eh, micro... segmenti? Aiutami! Mi, sì, mi micro segmenti. Mi microselezioni. Eh, no, va bene, microselezioni in questo okay. caso sì del capello, ma adesso parlavo di pepe e sale, quindi questi micro depositi che fra, fra di loro <ride> si miscelano in maniera irregolare, mi riflettono la luce e l'occhio lo percepisce con una tonalità completamente diversa. Là il bello delle tonalizzazioni poi, perché non lavorando su ciò che è pieno e quindi avendo solo una riflessione della luce o oh, su ciò che ha piatta che mi lavora solo in superficie, lavorando in profondità in modo irregolare, ok, mi permette di andare a creare non più. Non so se si vede. Lo, no, sto, perché... lo sto facendo anche vedere nel ah, video. Ok. okay. Non, 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 non avrò più questo tipo di effetto, ma avrò questo, okay? Che vuol dire che ogni volta che i capelli si muovono, okay, Sotto e in mezzo, a seconda di come si muovono anche con il vento, ci starà questa micro, io la chiamo pellicola all'interno, questi microfilamenti che si incastrano tra di loro, okay, E non mi lasciano percepire quello che è il colore reale perché. Sappiamo che un colore chiaro quando riflette prevale sullo scuro, che invece quando è, quando è asciutto soprattutto, quando è bagnato prevale il colore scuro. Vi sarete sentiti dire molto spesso quando facevate delle mesh micro sottili o anche le baby light -like classiche, quando la cliente arrivava al posto di lavoro e pettinavamo i capelli, dicevano, ah ma no, non mi hai fatto niente, si vede poco oppure stavano zitti fino all'ultimo e fa "Ah, beh, pensavo non ci fosse niente perché da bagnato non si vede niente". Quindi vediamo proprio la luce che viene riflessa non lasciando passare il colore naturale interno, quindi mi dà questa è come se io nascondessi una pellicola di cellophane all'interno e andassi poi a colorarla. Quindi a seconda di come si muovono i capelli, il capello percepirà eh, la luce e mi rifletterà in modo diverso anche la tonalizzazione vi spiego perché perché vi sarete accorti molto spesso che facendo anche solo le mesh che a seconda se facevo una mesh un po' più grossa o una mesh un po' più sottile magari all'inizio soprattutto magari nella stagnola si vedeva che magari la mesh più sottile era più chiara succede lo stesso con i micro, le micro selezioni qui c'erano delle micro selezioni che hanno schiarito un po' di più e delle micro che hanno schiarito un po' di meno e quindi la tonalizzazione mi andrà a lavorare in modo diverso. È lì che poi quando andiamo a muovere i capelli mi tirerà fuori, che ne so, se era, lavoravamo sul giallo mi tirerà fuori un po' più di eh, irisè. Un po' più di viola, magari alcune ciocche, visto che magari c'era del biondo sopra, mi verrà forno un dorato un po' più eh, freddo, però avrò queste tre tonalità che si muovono e non si capisce come le abbiamo ottenute. Ok, intanto questo è dato proprio dalla microscelezione. Un paio di domande, eh, ma prima salutiamo Brunida Coroni dalla Germania. Ciao Brunida. <ride> eh, allora Michela, Michela chiede, eh, buongiorno da Varese: lo spessore delle ciocche lo decido in base all'effetto luce. Schiaritura desiderato e poi ti faccio la seconda. Assolutamente sì. Mario Rossi, si può applicare la deco a V sulle ciocche per creare più sfumature? Grande, così mi piacete. Allora, sì, innanzitutto la prima domanda: e la, a seconda dell'effetto che voglio, io posso fare, magari dopo vi posso far vedere anche sulla, sulla pupa dietro, con una clip, potrei fare una ciocca. Di 5-6 centimetri e scegliere eh, con la sfumatura che tipo di densità io voglio perché all'inizio nelle aule cosa insegniamo a fare? Insegra insegniamo a lavorare su delle ciocche medio-medio eh, piccole, ok? Così si prende un po' di manualità. Quando si capisce come sfumare la ciocca, che è una cosa semplicissima, è come quando ci hanno insegnato la cotonatura per le acconciature e la cotonatura per andare a creare eh, dei balayage, degli ombre e quant'altro. Okay? Ci sono diversi modi di farlo, purtroppo non tutti lo conoscono e molto spesso ci si trova eh, a dover poi passare delle mezze giornate a eh, pettinare i capelli, perché io mi sono trovato a volte con una persona in aula che mi diceva, oh, ma io potrei fare anche così, va bene, fai anche così, ha fatto la prova, e usava, io vedevo già che usava la cotonatura da eh, acconciatura. Quando poi siamo andati a sciacquare, le mie clip sono venute via e lei era lì con questa ciocca che ormai non riusciva su una pupa, poi non riusciva quasi neanche a staccarla e ha capito un po' qual era la differenza. Questo per dire sì, assolutamente sì, a seconda dello spessore che io decido, saprò già qual è l'intensità anche di sfumatura che io voglio. Ma di fatti vedrete nella pupa, poi la presenteremo anche lateralmente, ci sarà una parte che parte molto delicata che si allarga e poi va svanendo verso dietro. E questo, vedete come sto applicando? Sto proprio applicando in maniera veloce, lo vedrete anche nel tutorial. Sì, sì, c'è il nel tutorial. tutorial. Ecco. Invece per Bravo. quanto riguarda la deco a V? Non... La deco a V assolutamente sì. Ci sono delle tecniche che utilizziamo sul quale proprio diamo l'effetto V. Quello, allora, partite dal presupposto che la clip, in questo caso parliamo, o light designer, possono essere utilizzate con tutte le metodologie che voi conoscete. Cioè, io non è che adesso prendo la clip e poi faccio solo la clip, e ho visto che si applica così. No, è un attrezzo che mi aiuta ad avere il mio obiettivo in maniera più veloce. Nel senso, se io sono abituato a sfumare a V o a W, o a in, semplicemente in diagonale io posso rispettare la mia idea di risultato perché so che si otterrà in quel modo, ma con l'aiuto della creep mi, eh, mi darà un effetto molto più naturale, molto più, Adesso si usa molto il blending, no? <ride> il modo di sfumare il colore, un'altra volta si chiamava shades, shade, un'altra volta cioè, eh, sfumature, cioè il blending va molto. Quindi mi crea proprio questa... Carezza naturale che va espandendosi dove voglio e decidi tu a seconda di come applichi il prodotto. Questo, assolutamente okay. sì. Quindi, quello che fai, dicevamo prima, mi blocca la ciocca, me la sfuma e non ho quel problema di magari ho cotonato, ho messo la molletta e spennellando mi si scioglie la cotonatura e faccio più fatica. Quindi, devo prendere il pettine, piantarlo. Per tenere tutto fermo, no, non ho, non ho problemi. Io, una volta che l'ho messo lì, posso massaggiare, alzare la ciocca, lavorare a mano libera perché io posso anche lavorare a mano libera. Perché non è detto che io devo lavorare in stagnola tutto ciò che è il metodo che io conosco lo posso riutilizzare con l'equip okay. e con il light design. Altre due domande, eh, intanto che scorre il video, eh, Loredana, se c'è ricrescita uh, di capelli bianchi e Matilde insieme a Mary Ragusa, questo lavoro si può fare contemporaneamente al colore in posa? Assolutamente sì, eh, non ricordo se lo avevo detto prima, però assolutamente sì, noi possiamo applicare il colore sulle radici, io nelle mie aule lo definisco eh, prezzemolo, il prezzemolo lo possiamo mettere dappertutto, no? dicono io cucino, non ci capisco molto, faccio due cose, però c'è sempre stata questa battuta, è come il prezzemolo, no? è, è in mezzo dappertutto, almeno qua a Bologna si usa, sì, è come il prezzemolo io posso applicare il colore alla base e poi decidere là dove andare a sfumare. Questa idea effettivamente è venuta proprio per aiutare il parrucchiere. A ho la cliente in posa con il colore perfetto. So che ho 10 minuti di tempo. Magari le prime volte ci metto un quarto d'ora perché magari devo prendere un po' l'abitudine. Se, ho in quel quarto d'ora, io cosa posso fare? 10 minuti un quarto d'ora posso incassare dai 20 ai 30 euro in un quarto d'ora. Quindi, secondo me, come servizio non è male. Poi ovviamente. Adesso non parliamo di prezzi, che dopo ricadiamo sì. nel, nei discorsi delle volte scorse. Ognuno sa che eh, il suo tempo vale X. Quindi, in base al tempo che ci ha messo e io ci metterei anche qualcosa di più, quell'innovazione che ti ho dato, aumento di quel prezzo di più, quel qualcosa in più, perché comunque ti ho dato qualcosa di nuovo e la cliente è già più preposta alla cosa. Mm? Ok. Quindi, torniamo a fare. In questo modo qui farò molto veloce, non mi soffermo molto, e qui invece lavoreremo con quattro, quattro stagnole che vuol dire light designer. Quindi questa selezione tipo baby light, due selezioni da un centimetro con la clip, e l'ultima la finiremo con un, un light, oppure semplicemente ci fermiamo, ok? Okay, eh, Manu... questo dipende da quello che vogliamo sì. tenere Manuel chiede, laddove abbiamo un capello povero in quantità e struttura sulle lunghezze e punte insomma, rispetto ai primi centimetri della dalla base, della radice, non si rischia di avere una saturazione minore di colore su quelle lunghezze? Non so se si. Se... Scusa, mi sono perso perché eh, non ho capito perché, ma era arrivata una chiamata e l'ho bloccata. Quindi laddove abbiamo un capello misero. Sì, povero, no? Sia di quantità che di struttura. Povero. Cioè sulle lunghezze, quindi verso la fine, no? sulle punte, rispetto ai primi centimetri della, della radice, non rischiamo di avere una saturazione minore di colore su quelle lunghezze poi? In quella zona? Eh, no. Ma a cosa si riferisce esattamente? Perché penso alla posa che del colore, capire... nel senso che il colore eh, sia meno saturo andando verso oh, le punte. Cioè, se Ma a seconda del modo che sto applicando adesso, forse? O, no, perché in genere no. La, la, tu comunque quando vai a selezionare le ciocche, vai a selezionare effettivamente... Eh, L'effetto laddove vuoi che eh, sia eh, evidente, quindi decidi tu quanto prodotto mettere, se invece è riferito al come lo sto applicando io adesso effettivamente non sto mettendo de del prodotto sulle punte perché sto lavorando con della farina, non è, a me serve solo che venga visto eh, il modo in cui viene applicato. Poi invece avrete il tutorial eh, totale che vi dice. Ehm, Assolutamente come massaggiare il prodotto, come, okay. come creare il tutto, e lì vedrete anche come va eh, impregnato il capello. sei è inerente a come lo sto applicando adesso, assolutamente sì, sto applicando della farina doppio <ride> zero. Ok, eh, Antonello dalla, dalla Svizzera dice: Se applico del riflesso un colore, dà un effetto bello con lo stesso metodo? L'effetto è ottimo? Assolutamente sì, e poi vi dirò di più: ok, qui Previa mi ucciderà. No, non sto scherzando. Eh, molto spesso ci si ritrova. in. Eh, poi mi è capitato, è eh, dalla Svizzera, vero? Questo è dalla Svizzera, Antonello, sì. È, perfetto. Fatalità casca a fagiolo perché ho lavorato in fiera in Svizzera, a Zurigo, e eh, dovevamo presentare il metodo, e avevamo prenotato una pedana con eh, lavelli, e che poi all'ultimo momento non si capisce perché non siamo riusciti ad ottenere. Quindi ci siamo ritrovati con un metodo che do, eh, doveva schiarire o colorare il capello e non avevamo modo di farlo vedere. Questa persona che mi aveva prenotato il tutto aveva un negozio e la sera, disperati perché il primo giorno non eravamo riusciti neanche a farci capire su eh, che cosa fa questo tipo di prodotto, girando nel negozio ho visto che c'erano delle vecchie mousse, ok? quelle vecchie mousse riflessanti, da lì c'è venuta un'idea. Ho detto, Madonna, in Svizzera, in Fiera, oltretutto, avevo visto veramente una quantità di eh, colleghe bionde che era impressionante. Quindi mi è venuta in mente subito un'idea, ed è una cosa che potete addirittura vendere come servizio veloce in negozio, se avete, che ne so, del vecchio magazzino che non riuscite a smaltire, avete delle vecchie mousse che non utilizzate più. Provate a fare questo. Questa è una figata, e lì vi posso garantire che io in Italia sono ritornato con il baule della macchina vuoto. Allora, prendete una clip. Adesso vi faccio l'esempio, ok. Questa è l'ultima ciocca, dopodiché, andrei ad applicare una ciocca selezionata con il light designer, ok? Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le clip, in quel caso lì, parte del contorno del viso, ok. Abbiamo applicato la clip a seconda della sfumatura che voglio, vado più o meno eh, vicino o lontano alle punte. In questo caso, voglio sfumarla abbastanza. Ok, prendevo la ciocca, okay. applicavo il prodotto perfetto, che era questa mousse che mettevi in questa ciotola, non guardate come applico, ripeto, perché questa è farina e non vorrei che qualcuno si fosse collegato adesso e dice come sta spalmando il prodotto, è una roboscena chiudavamo semplicemente la stagnola in maniera veloce in questo modo, andavamo ad applicare le tre clip da un lato, le due clip dall'altro, poi sulla riga facciamo due estrazioni con il light designer sempre applicando il, questa mousse che ci rubava quei sette minuti, ok. Poi cosa facevamo? Andavamo ad aprire la prima ciocca con la clip, ok. Toglieva, toglievamo la stagnola, fone, spazzola sempre con la clip attaccata. Andavamo ad asciugare la ciocca, dopodiché aprivamo la clip e la pettinavamo e le altre ciocche fatte in quel modo. Abbiamo venduto tutto perché. Oltretutto, con questo tipo di sfumatura io posso decidere come andare ad applicare il prodotto. Quindi, noi come ci divertivamo lì? Proprio per creare un effetto eh, di impatto non andavamo semplicemente a tonalizzare la ciocca e basta, ma prendevamo quelle due o tre mousse di colore diverse e andavamo ad applicarle in sfumatura, creando blending tra l'una e l'altra, quindi creando le sfumature tra l'una e l'altra così alla veloce. Quindi vedevano che così alla, alla carlona si dice applicavamo il prodotto, dicevano a questi cosa, cosa viene fuori? Delle macchie? Quando andavamo a sfumare i colori erano bellissimi. Ci deve essere qualche video su YouTube zero righe azzurrigo, ci sono delle foto proprio. E quindi riuscivamo a creare questa sfumatura all'interno molto, molto delicata. E sono dei giochini molto belli da creare in negozio. Ho una cliente che ho appena reso bionda ti crea un effetto un po' che ti dura niente, magari sai che quella mousse lì dura 3, 4, 5 lavaggi, lo vendi proprio come servizio preta portè. Noi avevamo tempo indietro del magazzino e cosa abbiamo fatto? Proprio, eh, servizi abbiamo creato proprio quell'idea di eh, come troviamo a venderle? Ci è venuta questa idea dopo lì e abbiamo cominciato a buttare servizi preta portè per una serata o due, sapevamo che la nostra mousse durava poco, quindi facciamo questo tipo di lavoro, lavori che magari... Fanno incassare 10-15 euro ma in 7-8 minuti alla fine di una piega dopo un servizio, cioè è più che più che ben voluta come, come cosa. Quindi assolutamente dobbiamo lavorare tornando alla domanda. Sia con prodotti coloranti sia con prodotti schiarenti. Ecco, eh, Ornella eh, ci chiede: consigli del decolorante con lo stesso ossigeno sia per punte che per radici, oppure si può anche per rendere più graduale e delicata la ricrescita impiegare un, un ossigeno più basso sulla base e più alto sulle lunghezze? Ma allora io parto dal presupposto che, se io ho già sfumato la mia ciocca, e non lavoro in ciocca piena posso lavorare tranquillamente con lo stesso decolorante anche perché sposto la, la testa che tanto io ho finito e poi c'è il video lavorando con questo tipo di prodotto che mi va in protezione del capello quando io lavoro liberando il pettine cioè liberando il pettine scusate, eh, liberando il pennello cioè scaricandolo e poi lavorando al contrario e rendendo la sfumatura più delicata, quindi lavorando solo in superficie, quindi lavoro di carezza, poi vado in profondità, mi crea già questa eh, gradualità, però ripeto, assolutamente se tu conosci delle tecniche o sei abituata ad utilizzare delle tecniche dove lavoro, che ne so, a 10 volumi sulle, sulle basi fino a metà e poi lavoro a 30 sulle lunghezze lì ti crei tu il tuo, la tua sfumatura, sei libera veramente di lavorare in qualsiasi modo tu ritenga opportuno. E calcolate, io lo, quando lanciai il prodotto la, eh, parlavamo di eh, come dipingere luce nei capelli, perché poi parlavamo eh, inizialmente del light designer, quindi lo, lo, lo proponevamo come una penna per andare a creare quello che tu hai in testa, cioè tu hai una penna io non so disegnare, sono una chiavica proprio nel disegno, io sono una roboscena però se do la stessa penna in mano a qualcuno che sa disegnare, mi crea delle cose allucinanti, a volte ho comprato tecnologie perché vedevo che in un attimo facevano dei disegni, poi andavo a disegnare io ero una roboscena, quindi lì mi aiuta, mi facilita ad andare a disegnare in maniera più velata, ok? Quindi mi aiuta veramente, quindi adesso abbiamo proprio dei prodotti che eh, possono essere utilizzati radici, lunghezze e punte senza nessun problema, tanto io so quanto tempo devo impiegare di posa, che tipo di eh, altezza di tono voglio ottenere. Quindi posso lavorare tranquillamente con lo stesso prodotto in sfumatura. Uno perché la prima sfumatura me l'ha data la clip o oh, il light designer, due, perché la mia mano ha fatto sì che il lavoro diventasse ancora più bello. Okay. Okay. ok, allora eh, Lore Lorenzo ha una domanda che hanno fatto anche altri. Che gli passiamo perché ci fa i complimenti per l'impegno che ci mettete. Se no, non lo passevamo ovviamente. <ride> Scherzo. <Lorenzo. ride> allora, una domanda. No, hai passato anche delle altre Sì, cose, no, passo di volta. tutto. Io passo. Allora, eh, Dai, ho passato benissimo. Bella prima, vedi te. Allora, queste sfumature possono essere riprese a distanza di qualche mese o è consigliabile ricoprire il tutto prima di procedere? Assolutamente no, si possono recuperare allo stesso modo. Magari laddove ti sei creato la base con le clip all'inizio, perché allora io dico sempre di pensare alla clip e all'high designer in due modi diversi. L'high designer io sono abituato a lavorare con un pettine. Questo è il nuovo pettine che mi permette una selezione in tridimensionale o comunque come abbiamo fatto vedere tempo indietro in rete, paragonato l'effetto classico di eh, Baby Light e quello che faccio anche in aula, poi l'abbiamo presentato anche in aula noi, e eh, l'estrazione fatta con il Light Designer, quando ci metto 6-7 secondi a fare una Baby Light perfetta, io con 1-2 secondi mi sono fatto la stessa Baby Light con il Light Designer. L'unica differenza è che e questo confermato dai colleghi che utilizzano proprio il tecni le tecniche di eh, schiariture microsottili la selezione che io creo con il light designer io posso fare delle selezioni di pro in profondità e vedrete nel video il tutorial completo anche per avere le profondità all'interno che io adesso non vi sto ad elencare perché diventa tutto più lungo quindi diventerà più lungo di 2-3 minuti ma tempo di stare a spiegare non voglio annoiarvi con la cosa quindi Riusciamo ad avere delle, delle ciocche di 2 cm in totale trasparenza, che vuol dire provate a fare una ciocca di mesh di 2 cm, okay? poi anche andarla a cotonare se vogliamo per allentarla, ma cosa succede? Che io a profondità di 2 cm e in trasparenza, magari faccio l'esempio così si capisce meglio, ho una totale trasparenza radice, lunghezza e punte. Ok, quindi posso lavorare radice, lunghezza e punte. Quando ho fatto la mia mesh di due centimetri e vado a cotonare, la cotonatura mi sposterà dalle radici di mezzo centimetro barra un centimetro laddove io sono obbligato <coughs> ad avere eh, un'ombreggiatura che magari io non voglio, perché io magari preferisco. Se voglio creare eh, anche un blend, un, uno shade, una sfumatura, come diceva appunto Franco la volta scorsa, io preferisco magari in quel modo lì, perché la cliente comunque si vuole vedere eh, luminosa anche sopra, ma non vuole vedersi bionda da subito, e lo utilizzo spesso per quanto eh, concerne miscelare il capello bianco al biondo che sto creando. Ok. Quindi io molto spesso, soprattutto con la colorazione Earth, quello che mi permetto di fare, perché la colorazione è tarata in maniera allucinante, poi magari in un'altra un sezione potremo anche parlare del prodotto. Vuol dire che ha delle tonalità fredde all'interno, che sono state tarate talmente bene, che una tonalizzazione base, ok? Quando io vado a sfumare, rimane fredda fino alla volta dopo che torna e vi sentirete dire dalle clienti questo colore non è diventato arancio, è diventato dorato, finalmente anche, io sono sentito dire, anche se è dorato, è bellissimo, ok? okay. <ride> Però questo ho fatto le prime volte, dopodiché il dorato non viene neanche più fuori, cioè mantiene molto bene, quindi detto questo, io lavoro fino alle basi con la schiaritura anche in ciocca piena, poi con la colorazione Earth, invece di miscelarla una a una e mezza come è indicata, che ne so, io volevo fare un 7, io lo stesso 7 lo faccio 1 più 2, ok? Mi va in copertura del capello bianco fino a un 70 barra 80 quindi mi copre il capello bianco ma in delicatezza, mi andrà a anche la schiaritura in delicatezza che come vedete la ciocca guardate <ride> vediamo adesso ve la avvicino. la ciocca è una ciocca di vedete che faccio qui perché sennò vado a creare no, guarda che ce l'ho anche Questa nel video se, se tu vedi il video sulla ah, okay, parte ragazzi, destra è il... sei fantastico Con ok perfetto quindi la stessa ciocca che io ho creato vedete la trasparenza la luce passa attraverso, ok? ed è inserito all'interno come se fossero i capelli bianchi. Perché se voi guardate una testa di capelli sale e pepe. Io ormai sono tutto sale e pepe, non c'è più niente. Vedrete che il capello bianco non, non cresce a ciocche, cresce miscelato in quel modo. Quindi avremo la stessa miscela di biondo come quella di capello bianco che si inseriranno l'una nell'altra. Saranno tonalizzate alla base al 70%. Avranno la stessa luminosità e farà sì che il capello bianco non si distingue dalla parte più chiara creata e mi crea proprio una fusione. Questo perché lo faccio? Perché lo sappiamo benissimo che la cliente non vorrebbe più l'effetto ricrescita. Questo tipo di sistema mi aiuta proprio all'effetto ricrescita, abbinata alla colorazione HERT, posso veramente gestirmi il lavoro a 360 gradi. Io lavoro molto di più in tonalizzazione. Con ERT eh, a eh, 5 volumi, ok? Proprio perché mi va in copertura senza andare ad alterarmi la chimica del capello, quindi andiamo in appoggio, ma il prodotto riesce a rimanere aggrappato al capello in maniera veramente intensa. Noi la volta successiva, comunque, avremo un colore freddo, per quanto sia dorato magari ci dà anche un'idea, guarda che bello che è venuto il colore una volta sbiadito, mi vengono fuori delle idee per delle tonalità nuove, quindi laddove voglio eh, non coprire il capello bianco, ma che il capello bianco diventi punto di forza delle schiariture che ho creato, lavoro a 1 più 2 con il 5 volumi che non mi muove la base naturale, quindi vado un effetto di tonalizzazione laddove ho degli effetti arancio, rossi che mi danno fastidio, troppo dorati, <coughs> e ho una copertura. Se voglio al 100%, ma sappiamo benissimo che se andiamo in tonalizzazione dobbiamo lavorare, eh, non vogliamo che ci siano delle riflessature che vengono fuori poi, dobbiamo lavorare in appoggio, quindi in deposito, non in schiaritura del capello, del capello naturale. Ecco, Semmi, eh, okay. molti chiedono. <ride> uh, quante clip ci vogliono per fare una testa normale come Michela e altri, poi ti, 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 fanno, i ti fanno i complimenti da, sempre dalla Svizzera perché dicono che di lì i contenuti così se li sognano. <ride> grazie, grazie, e... grazie mille. Okay. Adesso vediamo di tornare. Allora, Dovevo essere, prima allora di quindi, due domande: <ride> allora, uno, quante sono le clip che ti servono per fare questo tipologia di tecnica? E poi okay. c'era un'altra persona che diceva: Ma a partire dal davanti <ride> piuttosto che dal dietro, cosa comporta? Prima risciacqui? Dopo. Allora, eh, questa tecnica che ho creato io eh, con qualche stagnola in più, con qualche stagnola in più, eh, mi permette di andare a creare, adesso vi faccio vedere il risultato: un effetto di biondo, quasi eh, lavorato dappertutto, ma con un punto di focalizzazione ottica, eh, cioè uno che si guarda, o uno che viene percepito dalla gente per strada, di contouring fatto in maniera molto veloce, oltretutto senza stare lì a impazzire, molto spesso non c'è bisogno della tonalizzazione, tra virgolette, tonalizzazione intesa come radice, lunghezza e punte, ma una semplicemente per andarmi a finire, a finalizzare la parte del biondo, perché sapete se lasciamo un biondo lì così, c'è il pigmento che è venuto via, che ha bisogno di legarsi a qualcosa, come esce la cliente sarà bellissima, ma se il pigmento non si è legato a qualcos'altro cercherà di assorbire ok e quindi ah, ok. da lì molto spesso i biondi diventano giallo okay. già gli oppaglia quindi intenso, per la quindi risposta non... che ti sei un po' perso 9-10 clip assolutamente <coughs> 9 barra... in questo caso 9 clip okay. dopo volendo fare una cosa più intensa eh, c'è qualcosa di più da aggiungere dopo <coughs> però <coughs> sui video cioè, vengono forniti dei tutorial che eh, con 10 clip si riesce ad avere un effetto di ombreggiatura molto delicato, cioè proprio il step by step e poi su YouTube okay. si trova diverso. Sì, sì, comunque poi lo mettiamo, e mettiamo il link riesco. anche del video. Eh, la tecnica è usata solo sulla parte anteriore, no? Sì. No, si usa dappertutto. In questo ah. caso abbiamo creato questa cosa da fare in 10 minuti alle vostre clienti in maniera molto veloce per eh, fare cassetto. Cioè, eh, dobbiamo aiutarci a trovare una linea guida: nel senso, mi arriva una cliente col capello lungo, posso creare un effetto di impatto anche deciso e molto bello. Poi, l'altezza di tono la decidiamo noi, perché può essere anche solo un tono più chiaro, quindi vado a lavorare con un ossigeno più basso, con, mm. eh, con qualsiasi altro okay. tipo di eh, prodotto. Ok. E assolutamente serve per aiutare era un'idea che abbiamo avuto con Previa di eh, dare una mano al parrucchiere nel senso noi vi, vi abbiamo fornito delle informazioni che magari si sapevano, che magari non si sapevano collegate al nostro prodotto come possono andare ma si è parlato un po' di colorimetria in maniera generale ok? perché anche la colorimetria parlata in maniera fissa magari in questi momenti diventa un po' pesante, quelle ci saranno proprio delle aule per. assieme a queste nozioni che vi abbiamo dato volevamo darvi qualcosa di pratico per far sì che, ok, io rientro, apro il mio negozio, le mie clienti saranno lì che guardano dappertutto, ha spolverato gli angoli. Ah, si sta lavando le mani, mi lavo le mani tra una cliente e l'altra da vent'anni, cioè faranno molta attenzione. Come le applico una cosa diversa in testa sarà "Ehi, che cos'è sta roba? Da lì posso spiegare, posso argomentare, posso eh, parlare di livello anche, nel senso mi posso fare, a Bologna dicono mi posso fare il viaggio perché ho qualcosa di nuovo e te la vendo come voglio io. Ogni parrucchiere poi deciderà come venderselo. E, eh. Detto questo, sì, era proprio un cadeau, se vogliamo, no? Prendete, fate e vedete se sì. vi piace l'effetto. Adesso sto ovviamente. adesso sto recuperando anche il prima e il dopo finale, che lo sto trasferendo dal telefono sì. al computer con i nostri potenti mezzi. Eh, ci sono molte persone che ripetono le domande. Ragazzi, se guardate il video dall'inizio ci sono tutte risposte, quindi sì, si può usare sia mentre fai il colore che mentre fai altro, eccetera, eccetera, sia davanti che dietro. Perché alcuni di voi non mi rispondete, non è che non ti rispondiamo, magari l'abbiamo già detto prima, se <ride> no non riusciamo okay. più a, no, a smuoverci, si no? In qualsiasi no. modo siete. Abituati a lavorare, ecco, eh, in contemporanea anche al colore, sì, assolutamente. Per quanto riguarda Sandro, che magari a volte non rispondiamo, sembra che siamo antipatici. <ride> è colpa mia perché sono sì, io, io che, che non canterò, passo le domande, però sono davvero tante, ragazzi. Scusatemi. <ride> allora, Amalia okay. dice: su un capello medio corto un bob, no? Eh, molto grosso e molto liscio. Come ci si comporta? Non scivola? Oppure possiamo, dobbiamo no. prima sporcare i capelli con un po' di lacca? Ci deve essere anche un video già in rete dove avevamo fatto Io questa cosa, visto. sicuramente col capello molto pieno, forse ho capito dove vuole arrivare, dove il capello magari sembra un pennello, se vogliamo, no? Ci sono quei capelli che, quando li tagli poi li porti in su, hanno proprio uno spessore molto grosso, L'idea è proprio questa qui. Allora, prendiamo allora, una clip. Intanto aspetta che forse rius sono riuscito a recuperare, è arrivato qua sul computer. Ecco, questo qua è il prima e dopo per fare un recap per chi eh, viene. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Dovrebbe essere questo. No, sì. Oh. No, come non detto, ho detto, ho fatto una cavolata io. Ok. <ride> no, vai tranquillo. Eh, non è così. Allora, eh. Eh. Con il cappello molto pieno, probabilmente volevamo arrivare lì, ma poi ti spiego anche che tipo di tecnica potresti utilizzare per avere con una, due, tre clip barra quattro al massimo un effetto di eh, morbidezza, quello che si chiamava anni fa marmorizzazione di un colore, ok? Con 3-4 clip. Adesso, qui ovviamente, non abbiamo lo ah. stesso cappello, eh, perché la, la pupa è molto sfilata, però a volte si arriva. Non so se si vede. Sì, discretamente. Sì. No, no, la qualità okay. dell'immagine è un po' così. Okay. Se arriva, hai una forbice, che magari faccio, faccio capire un, un attimo di più. Mi faccio dare una forbice da cucina che taglio via questa cosa qui. Così magari ci rendiamo un attimo conto di quello che eh, sto dicendo. Perché magari si fa un po' più fatica. Effettivamente, come diceva la, la collega o il collega, non ricordo, eh, forse Sandra. Tanto mi piace che Ornella okay, ci fai i complimenti. Ecco, che stiamo... Questa <ride> è una vecchia forbice. <ride> Queste è quelle forbici che usiamo per fare tutto ormai. Vabbè, non taglia. Parrucchiere che non ha la forbice che taglia, va bene, ma non è un eh. problema. Allora, quello che succede quando noi... Vediamo se faccio in questo modo. <ride> quello che succede quando noi eh, ci ritroviamo con un capello molto pieno, quell'effetto pennello... Ah, ce l'ho fatta, guarda con quell'effetto pennello ci ritroviamo delle ciocche, vediamo, si vede così? Piene, molto piene, ok? Quindi da sfumare è più difficile. L'idea è questa, io comincio, arrivo verso la punta, vedo che è pieno, mi creo io il tipo di sfumatura, quindi mi vado a tirare fuori con le dita quel tipo di sfumatura che voglio ottenere. Una volta che ho ottenuto la densità che io voglio, quindi vedete che da, da come era tutto pari eh, è diventato tutto sfumato sì, purtroppo c'è la qualità del video che semmi non, non aiuta però forse, guarda, ho recuperato il tuo video eccolo qua, non so se lo vedi anche tu dove si okay. vede l'effetto finale quindi vedete che ce l'abbiamo fatta sì. qui. eccolo qua, ragazzi aspetta mm. che lo metto comunque poi avrete tutto sulla pagina 0 sì, doppio, triplo, eccolo qua perfetto, vedete l'effetto? Quindi avremo un effetto molto più marcato sul davanti, molto naturale sulle attaccature, quindi anche se la, la cliente si... Mi fai la, la foto che c'è a destra? Si riesce a ingrandire quella lì? Eh no. Avremo per... le attaccature me... molto... Non ah, riesco okay, a ingrandire perché, perché mi, hai... mi avete mandato un video montato ah, in quattro e per i miracoli mi è sto attrezzando. Ok, <ride> 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 me l'aspettavo da te che ci riuscissi. Quindi vedete, da un lato abbiamo proprio questo effetto molto naturale e molto velato. Quando andiamo a spostare i capelli abbiamo questo effetto più marcato, stile balayage, e quando li andiamo a muovere abbiamo la profondità che aumenta e diminuisce. Ok, a, finisco di rispondere alla nostra collega. Una volta che abbiamo creato questa sfumatura che ci piace, andiamo proprio in sfumatura. Ok? E questo è l'effetto che otteniamo in maniera molto molto velata. Cioè, decido io e si dice spelucando cosa posso come, come eh, gestire il colore. Detto questo, su un capello a carre pieno, possiamo lavorare con tre clip: e cioè, creiamo un triangolo che penetra all'interno, un altro triangolo che entra all'interno qui e uno dietro. Con tre clip, creiamo la sfumatura e creiamo quella pioggia. Di filamenti che mi vanno a illuminare tutto il colore. Adesso vi faccio vedere l'effetto: io tonalizzo sempre anche, mi allontano un attimo, eh? io tonalizzo sempre anche eh, in maniera neutra, spesso, proprio per eh, dare la possibilità al capello di finire il processo chimico e quindi di legare. Che ne so, il capello è dorato. Vado e voglio mantenerlo dorato. Andrò con una base neutra, con una punta di dorato per avere del pigmento da eh, per finire il mio eh, proprio servizio chimico. Perché sappiamo che quando andiamo a schiarire il capello, andiamo ad aprire le squame, andiamo a togliere, concedetemi quella particella di grasso che serve per ehm, idratare tra squama e squama, andiamo a eh, asportare il pigmento, il capello rimane lì che ha bisogno di questa bollicina di grasso, concedetemi grasso, il pigmento è lì mezzo aperto, mezzo più, cioè mezzo aperto, mezzo più no, ma è reciso che ha bisogno di essere collegato a Qualcos'altro, se sì, io non glielo do, mi assorbe tutto. Quindi, sì, in genere sì. Dopo una schiaritura tonalizzo sempre mm. okay. anche per mantenere il colore più vivo ed evitare proprio quelle sensazioni di dorato, arancio, mm. rosso che poi. Eh sì. Vabbè, tu, tu magari... hai fatto anche vedere delle tecniche dove non tonalizzavi, ma sono altre, magari ne parleremo più avanti. Sì, A sì, volte, va sì, eh, un'altra cosa: assolutamente sì, eh. non lavorando con decolorazione. Sì. Oltretutto, allora eh, Arianna dice: È bellissimo, complimenti. Una domanda per fare delle strisce davanti, eh, quelle due belle. Adesso, prendo la scritta di velocità. È consigliabile sfumare fin che da rotto Le strisce <ride> dai, eh, eh, riga, eh, eh. Eh, è consigliabile sfumare fin. Dalla base, un po' di meno? Eh, quello sempre è quello che ho detto io effettivamente prima, eh, quella è la nostra firma. Cioè, che sia il light design, che sia la clip, mi permette di eh, avere eh, un effetto di sfumatura molto naturale, anche se lavoro in pieno. Ovvio che se lavoro in sfumatura, il lavoro diventa eccelso, ma quello è la nostra sensibilità nel lavoro che stiamo facendo. Quindi sì, assolutamente, puoi tranquillamente sfumare sempre. Ecco, Dipende eh, sempre l'effetto mm. che vuoi ottenere. E su una maglia questo, e su una cliente con la frangia, sempre molto piena, capelli grossi? E quello non è un problema, eh, si lavora con le clip dietro la frangia, quindi le tre separazioni dietro la frangia, e sul davanti lavoriamo con il light designer tranquillamente in selezione, quello non c'è nessunissimo problema, lo metti ovunque. Ok, quindi io tanto sto rimandando il tuo video, quello di 10 secondi che si fa vedere un prima e dopo. Eh, ricordiamo, perché anche altre persone stanno scrivendo dove trovo il video, eccetera, eccetera. Allora, questo video qua lo lasciamo su Parrucchiarando, penso che sia anche condiviso su Previa e su altri Previa, canali, non lo perché... toglieremo. Mai quindi ve lo guardate per tutto l'ora e un quarto che siamo stati lì. Lo mettiamo anche sul nostro canale YouTube. e Poi faremo anche una replica eh, su Instagram per quanto riguarda eh, la diretta, il tutorial eh, e tutte altre informazioni, sia sugli attrezzi che ha usato Sammy, li trovate sulla pagina di Zero Riga Zero Riga on the Road, è il suo canale on the road. On in the road caso. Esatto, sono quelle delle mie informazioni. Eh, sì. e, e comunque sarà una te sì, Oltretutto ci sarà proprio. Sarà una tecnica presentata sempre durante i corsi di Previa che rende possibile questa che ringraziamo ancora perché mette a conoscenza di tutte questo know-how per poter realizzare. Poi uno può mettersi lì con il filamento e selezionare il capello singolo, singolo, singolo se ha voglia. Cioè, eh, questo è un altro sì, discorso. Sì, okay. Vai, Sammy. La pupa, come avrete visto, eh, dall'inizio era più calda poi è diventata più fredda. <coughs> se vedete nelle immagini abbiamo lavorato con questi due prodotti aspetta, eh, aspetta che vado a prenderti la videata no qua eh, hai è troppo basso mi sa di qualità il, il tuo segnale in questo momento leggi no, okay, leggi, leggi quindi la, previa la sono previa okay. abbiamo lavorato con earth color il 1001 e il 977 ok e l'abbiamo miscelato il Toning Solution a 5 volumi, ok. E ho lasciato in posa proprio quei 5-6 minuti. Non mi serviva da tonalizzare. E che sapete benissimo che le, eh, le pupette tendono a rilasciare un po' quel, quella sensazione. Poi era già bella calda, era solo per raffreddare un po'. Non la volevo troppo fredda, quindi ho lasciato proprio 5 minuti. Io direi adesso non so, comunque si vede poi nel video finale aspetta che ho fatto delle riprese anche in esterno. Vado a fare rivedere la pupetta. Intanto, aspetta, perché così non si vede niente. Però metto questo, perché eh, ecco qua, ragazzi. E nel frattempo eh, chiedono: Perfetto. posso chiedere su quale pupetta si è riuscito a lavorare con questi risultati? Al di là che era una Pupetta abbandonata in garage, <ride> la marca, <ride> allora, non è. Non è la Pupette, è, è lì che avevo marcato il fatto prima, perché ho lavorato, come dicevo all'inizio del video, con delle decolorazioni che, che spostano fino a nove toni, non riuscendo a schiarire la Pupette in questo modo. Quindi per dire che questi sette livelli di previa, e in questo caso io ho lavorato, perché avevo solo lui a casa, con... <coughs> Previa Bleach White. C'è il Previa Bleach Blue e il Previa Bleach Violet che servono per andare uno neutro, uno serve per andarmi a contrastare gli effetti rossi, quindi indicato su 4, 5, 6 e il, il Violet indicato su 7, 8, 9 e anche 10 ovviamente, però il livello 10 è un po' una... Un, c'è, esiste, non esiste, però tra il 9 e il 10, tranquillamente. Ecco, eh, scusami, scusami Sammy, ti, ti passo i complimenti di Franco Greco, che non so se avete visto i video precedenti di Balayage. Contenuto di grande valore, grazie, Sammy, e ragazzi, andate a vedere anche Franco Greco, te, Greco, che, la, Franco che livello è. Te, veramente. <ride> grazie mille, eccezionale. Stimo molto. E Ornella uh, ci mette il carico che dice: Lascia stare le pupette che non sorridono a chi vuole provare le suo mi offro come modella, ti assicuro che alla fine sorrido per la bellezza del lavoro <ride> grazie con molto piacere poi vedo che ornella gargano sì. c'è presente spessissimo, eh Sì, è la classe è la clack che paghiamo non eh è sì. vero <ride> che poi lei scrive dei bei messaggi anche belli corposi con del contenuto quindi che tu poi lamenti il fatto che ti copre tutto il video se non ricordo male adesso mi vendi da collegare comunque grazie mille da un collega mi fa sempre veramente tantissimo piacere che a me piace molto stare a vostro contatto, grazie mille, eh, passione. Ok, salutiamo anche Angelo quindi... che gli fa i complimenti, e poi Simona dice, il risultato capisco che è merito del tuo operato e del prodotto giusto, eh, assolutamente, le dosi, ecco, uno o due parlano, penso che siano le diluizioni che hai usato. Oh. Le diluizioni, io ho lavorato uno più due in questo caso, sì. Poi, quell'effetto così chiaro, comunque dato anche dal come abbiamo contrastato il colore, con il 10.01 e il 9.77, 1 più 2 con il Tone Solution eh, di Previa. Sette minuti, non ho lasciato di più. 6-7 minuti, la guardavo a vista, non volevo che ci fosse... Volevo solo togliere quell'effetto... Vedete, lì siamo in esterno e con la luce esterna, e dove, lì c'è il sole, ho la fortuna di avere il giardino, e tende a dare più dorate in genere, qui è proprio bello calibrato. Ecco. Quindi, secondo me, si sì, è venuto un ottimo lavoro. Ma grazie, e grazie sia sì al prodotto. Io ecco. direi tu, è ovvio che ognuno ci mette. Eh, qui tu hai utilizzato una, la deco nuova a sette, a sette toni, chiedono cosa ne pensi di quella 9, funziona lo stesso? Allora, come dicevo a Pocanzi, eh, ci sono delle nove volumi, de, no, volumi no, fare, <ride> dei nove nuovi livelli che lavorano bene e eh, sono pochi i nuovi livelli che schiariscono eh, quanto dicono. Eh, perché se voi analizzate mh, anche ciò che c'è scritto sulle decolorazioni eh, si chiede sempre si dice sempre eh, e fino a nove toni eh, però dipende sempre dal capello, bisogna partire da una base eh, naturale, da un capello integro, da un capello che comunque non è stressato anche naturalmente. Ci sono dei capelli secchi e stressati naturalmente, cioè ci sono tante piccole cose da valutare. E per i lavori che faccio io, anche molto chiari, eh, molto spesso io mi ritrovo a lavorare con questa decolorazione. Ma perché? Eh, è strano da dire, bisognerebbe veramente provarla, perché quando ci cioè arrivi a livello in maniera veloce, la densità del capello rimane bella corposa, quindi riesci ad avere degli effetti di schiaritura molto elevati, ma con un capello grosso, cioè non, non, non hai la sensazione di un capello assottigliato. E questo secondo me è molto importante. Io sì, molto spesso, il 70% delle volte, lavoro con... Il, il decolorante a sette livelli di Previa okay. assolutamente sì. Okay, Poi eh... io sono innamorato del white. Okay? Io di base preferisco trovarmi il mio bel pigmento sotto e lavorarci sopra perché me lo voglio <coughs> gestire io. ecco Aspetta un attimo qua, late. mi sono incasinato con le palette perché qua mi, mi arrivano le cose, sono riuscito a rimettere il risultato. Eh, Amaglia dice quindi metà 10.1 più metà 9.77 a 5 volumi, 1-2 per circa 7 minuti. 1-2. 7 minuti sì, però, sì. penso che eri riferito a quel servizio Express che stavi dicendo tu prima, no? O anche a questo? No, il tempo di pausa. 7 di minuti, posta. ok, perfetto. bellissimo lavoro, e Teresa. Che tipo di servizio? Ci metti, quando ci metti tanto all'inizio ci metti un quarto d'ora, però in genere sui dieci minuti te la cavi alla grande. Una volta che hai capito come funziona, va da solo. Sì. Ok, tutti va bene, grandissimo per gli spunti di tutto, di più. Eh, hai fatto un'ora e 22, allora, mi, ave, calcola... mi avevi giurato un'ora. <ride> eh vabbè, sì, mi quei 22 minuti. L'ultimissima cosa... No, vai, te vai te tranquillo. Preso, esattamente, la miscela. E quando utilizzerai questi due prodotti vedi nel, nel cerchio di Newton, okay. volta, abbiamo detto Osvaldo, abbiamo, abbiamo detto Osvaldo, il cerchio perché... di Osvaldo, infatti abbiamo cominciato a fare le battute eh. prima della diretta, il, di, il cerchio di Newton, di vedere dove si trova il pigmento residuale del tuo capello e valutare quanto, perché magari... E lo stessi prodotto che, puoi, che vuoi utilizzare, ma a seconda di dove è piazzato, magari devi metterci un po' più di 77 e meno di 01. Quindi vedi tu poi nel, nel, nel merchandising che ti dà previa in quel caso lì. ok mm. Va bene, dai, eh, abbiamo detto più o meno tutto, ricordiamo che il video lo trovate per intero, andate sulla pagina di zero righe, cercatelo su YouTube, dappertutto c'è. La stessa cosa per quanto riguarda gli strumenti, è una tecnica che sarà presente regolarmente durante tutti i corsi previa che ho messo a punto con, con Sammy che ci saranno nei prossimi, nei prossimi tempi ed è questa ed è una delle prime... Tre tecniche, no? hai detto che ci farai vedere? Ce ne sono altre sì, due sì, no? che stiamo, vogliamo andare stiamo a... Stiamo studiando delle tecniche adesso da inserire, sì, assolutamente sì. Una classica anche per magari dimostrare alla collega eh, che mi ha chiesto quante clip ci vorranno. Vi sto postando esattamente adesso la, il tutorial fatto, e così lo trovate direttamente sulla pagina del Rig on the Road. <coughs> Creerò la, proprio la tecnica classica con 10 clip per andare ad ottenere un effetto di eh, ombre molto delicato. Quindi quando ci arriva la ragazzina, io lo consiglio sempre quando magari arriva quella signora il sabato, che è una nostra cliente da anni, e viene con la figlia. Dai, mi inserisci, mia figlia, fai due schiariture. Eh madonna, due schiariture in tutta la testa di sabato senza appuntamento la clip mi permette di nel frattempo che fanno lo shampoo alla mamma io sto aspettando di applicare queste 10 clip in un quarto d'ora al massimo il tempo che ci vuole a lavello tra il ristrutturante e quant'altro lasciarla lì andarmi a occupare della mamma e anche l'ultimo arrivato in negozio magari l'ultimo che sta cominciando a spennellare mi può mettere su il prodotto senza avere rischi di eh, macchie, barturo o quant'altro. Quindi lo aiuta veramente, è quel, quel Jolly che io mi gioco per fare cassetto. Ok, eh, ultima domanda. Yolanda dice il 977 di Previa, a che tonalità corrisponde? Il eh, 977 di Previa sono i loro, i loro reali cenere, ok? Okay. Quindi è proprio il cenere, non è il virgola 1 eh, il cenere, ma è il 77. Perfetto, direi puto. Eh, poi c'è Maria Rosa che dice eh, complimenti anche lei, Luisa dice grazie per questi ultimi, a ah, quando un focus sul total white? Noi con un'altra azienda abbiamo fatto un po' il cosa, però se previa... Organizza un total white con te e lo mettiamo appunto. Su una <ride> su una pupa sarà un po' difficile. No, perché ti mando un paio di bombolette. È di tanto che ho tenuto questa schiaritura. Ma secondo me con un paio di bombolette di nitro bianco perla riesci a farlo. Sì, hai voglia, hai voglia, assolutamente sì. <ride> Creiamo dei composti chimici, mm. adesso okay. abbiamo il tempo di fare. Ok, comunque noi mettiamo sempre, diciamo, un programma la mattina di cosa si andrà a fare eh, ci piacerebbe metterlo magari sulla settimana, ma siamo sempre un po' un po' siamo sempre incasinati nel cercare di mettere a punto tutte queste dirette fino all'ultimo non sappiamo non mettiamo mai un programma perché abbiamo paura di non poterlo rispettare visto che lavoriamo da casa dobbiamo mettere d'accordo tante persone per come ad esempio ieri se si è fatto questo video eh, è arrivato due minuti prima che riuscissimo ad andare online non sapevo se ce l'avevo ancora e quindi Seguite la pagina, cercheremo di fare il tutto il possibile. I contenuti li trovate sempre su Previa e li trovate sulla pagina anche di Zurighe. Questo post diventa adesso un vero e proprio video e lo mettiamo anche su YouTube, così ve lo andate a paciugare avanti e indietro in tutto a e per tutto. Ti piace questo termine parrucchierese? Assolutamente <ride> sì, è un po' che non, non lo sentivo Pacciugaro. <ride> Va bene, dai. Grazie veramente dell'ospitalità, Romano. Grazie a Previa veramente per l'opportunità che mi dà di. Eh, esporre quella che è la mia professione e la mia professionalità spero di aver fatto come si deve perché il parrucchiere è un artigiano che ama quello che fa e cerca di trasferire quindi grazie veramente tanto a Previa e grazie a tutti quelli che hanno seguito e teniamo duro che ricominceremo alla grande Andee. e buona Pasqua io li rivedrò ancora però a te e mi sa che Pasqua. ci vediamo dopo Pasqua con te dai facciamo le ferie di Pasqua adesso, facciamo no? le ferie di Pasqua, ah, Pasqua. Vi... quest'anno chiudiamo un po' esatto dai, diciamo. e l'altro, le previsioni sono bellissime quindi avete e solo l'imbarazzo della scelta va bene dai drammaticiamo un po' ciao, un ciao ragazzi e buon appetito a tutti ciao a tutti